Vi ricordate la mia storia? Oggi vi parlerò di Miami. Miami doveva essere la mia città per pochi giorni, ma le occasioni lavorative che trovai trasformarono i giorni in mesi e in qualche anno. 15 giorni per lavorare in un'impresa dove guadagnavo $8 l'ora si trasformarono in un mese, dove accettai un lavoro da un cliente conosciuto a una festa di una somma molto importante, il rivestimento di una piscina in pietra, lavoro molto delicato e duro, specialmente per il caldo. Il lavoro si rivelò un successo totale. Ero l'italiano che faceva lo stucco veneziano. La proprietaria di una lussuosa villa, dopo aver sentito parlare di me, decise di affidarmi i suoi 12 bagni, da rivestire tutti con lo stucco veneziano. Essendo io italiano, ma c'era un problema. Io lo stucco veneziano non sapevo farlo. Nonostante questo non rifiutai. Ci misi un giorno intero per capire come realizzarlo, tra test e numerosissimi tentativi. Quello su cui riflettevo qualche giorno fa con il mio team è che bisogna sempre avere il coraggio delle proprie idee e non temere le conseguenze, perché l'uomo è libero solo quando può esprimere il proprio pensiero, senza piegarsi al condizionamento della sua insicurezza. E voi? Vi fate piegare dall'insicurezza? O reagite alle sfide della vita?